Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia: si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiori di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo, le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno gli scattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Diciamo insieme: vieni Signore a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo: siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con contasta il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alla porta.
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Alleluia. Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, 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 alleluia. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Qual è la mia preghiera oppure augurio che proprio facciamo oggi in questa domenica di gioia? Vedete colore diverso dalle nostre casule, domenica nella quale benediciamo i presepi. Quale augurio e qual è la preghiera? Da questo tempio della misericordia giunga a voi messaggio di gioia, di letizia. Essere uomini di gioia, Papa ce lo ripete sempre, sempre. Ha scritto proprio sulla gioia del Vangelo l'enciclica. È possibile essere uomini lieti proprio in un tempo che attorno a noi non è che favorisce una tale atmosfera e ad assumere un tale atteggiamento. Perfino dove vediamo tante povertà,
perfino la natura che si ribella. Ma la nostra gioia, dobbiamo essere sempre più consapevoli di questo, è una gioia diversa da quello che trovi in televisione, uno spettacolo o mangiando un bel pranzo o cena. Già di questo ne ha parlato Papa Emerito Benedetto XVI nell'enciclica sulla speranza. Troviamo tante belle, semplici gioie quotidiane, ma senza quella fondamentale che è il Signore, perché è vicino. Allora, senza questa gioia, tutto il resto passa. C'è una grande euforia attorno al tempo natalizio, indubbiamente. Però bisogna esaminare queste vibrazioni lieti di questo tempo. Di che genere sono? I nostri peccati, basta poco e ci fanno sprofondare in una angoscia, se non disperazione. La tristezza offusca l'ambiente in cui viviamo e fa tanti danni. I misteri di Dio sono sempre misteri gioiosi, sempre. I misteri dolorosi, possiamo dire, li abbiamo provocati noi. Quante volte la nostra vita dei credenti proprio allontana gli altri da Dio. Quanta gente è triste a causa del nostro comportamento anti-evangelico. Invece di luce siamo tenebra, invece di pace facciamo guerra, invece di perdono portiamo l'odio, invece di bene seminiamo il male. Cari fratelli, facciamo felice il nostro Signore che proprio viene a noi, non lo deludiamo. Gesù viene a noi, verso di noi. Ognuno di noi in quella situazione in cui si trova, di grande fede, di poca fede, oppure ancora lontano da questa esperienza, faccia di tutto per rallegrare il cuore del nostro Signore. Non sprechiamo, oppure non ci dimentichiamo delle grazie che abbiamo ricevuto dall'anno santo della misericordia. Non spegniamo la grande gioia giubilare. Anzi, consumiamoci per riempire la nostra terra, le nostre giornate della gioia divina che sgorga dalla sua inesauribile misericordia. Suona giorno per giorno, come nel cuore di Maria, il canto alla misericordia di Dio. Che cosa dobbiamo fare? Anche questa domanda, ecco, hanno fatto a Giovanni Battista. Si tratta di quella conversione sempre all'amore di Dio. Si tratta di, direi, di girarsi dal io al tu, dal prendere al dare, dal possesso al dono. E questo ci darà tanta gioia.
Si tratta di fare della vita un tempo del dono, il tempo del bene, il tempo di misericordia, fino al sacrificio. E questo ha fatto il nostro Signore Gesù. Chi non è e non entra in questo atteggiamento non può incontrare Cristo, in quanto Gesù è colui che dona, perché è amore e misericordia. Anzi, i segni del suo passaggio sono proprio tanti poveri. C'è un elenco delle grandi opere che lui ha compiuto nei confronti dei ciechi, storpi, sordi, lebbrosi. Tutta questa gente si rimette in piedi, erano paralizzati, ma toccati da Gesù, guardati da Gesù. Hanno ritrovato la gioia di portare avanti la loro vita. E questo noi possiamo fare. Noi possiamo, ecco, proprio far guarire, far camminare, sollevare tante persone che si trovano in vari disagi. Perciò, se ci vengono tante volte dubbi, se veramente questo Dio è il nostro Dio che attendiamo, lo possiamo trovare la risposta partendo da noi. Ma noi siamo uomini di gioia, di generosità, di fiducia, di coraggio, di apertura agli altri, di speranza, di altruismo. Perché se siamo così, vuol dire che nella nostra vita noi già abbiamo incontrato il Signore. E se noi non siamo uomini di gioia, di apertura, di generosità, di misericordia, di perdono, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nel nostro rapporto con il Signore. Al Natale Dio si fa uomo, anzi si fa carne. Un Dio che sceglie ultimi, sceglie i mezzi più poveri, fino alla croce. E beati noi se accettiamo e accogliamo con nostra umile e semplice fede proprio questi segni o questo modo di avvicinarsi verso di noi del nostro Signore. Questo chiede un impegno, una fatica, ma la gioia che riceveremo sarà talmente grande che nessuno ci può toglierla. Anzi, dobbiamo starci, certo, attenti di non perdere, perché questo è il più grande dono che possiamo avere dentro di noi e condividere con gli altri. Perché Gesù l'ha voluto. Voglio che la mia gioia sia in voi e che la vostra gioia sia piena. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Innalziamo con gioia, gioiosa speranza, le nostre preghiere al Signore che ci viene incontro. La viva in tutti la gioia, Signore. La costanza e il coraggio accompagnino il Papa e i Vescovi affinché, ad immagine dei santi profeti, possano essere per il popolo guide sagge e sapienti. Preghiamo.
la gioia e la speranza fioriscano nei cuori dei credenti, affinché siano aperti alla novità che porta al Vangelo di Cristo, preghiamo. La fiducia e la consolazione raggiungano coloro che sono ricoverati negli ospedali e in altre strutture di accoglienza, perché sentono il Signore nel cuore e lo vedano in chi presta loro cura amorevole, preghiamo. La carità e la misericordia abitano le nostre comunità parrocchiali, affinché vigili nella fede possiamo presentarci a Lui con rinnovata esultanza, preghiamo. Affidiamo in questo santuario della Divina Misericordia tutti noi, a cominciare dai parrocchiani di Parrocchia Madonna della Libera di San Severo, guidati da Monsignor Pistillo, il mio amico di classe in seminario. Preghiamo per famiglia Pichler, Brunella, Alessio, Cecilia e Offerente, e affidiamo i defunti Nicola, Claudia, Andrea, Maria, Giuseppe, Antonietta, Domenico, Pietro, Vincenzo, Colombo e Firmina. Sii benedetto, Signore Gesù Cristo, perché ascolti le preghiere del popolo che ha nostalgia di Te. Il ricordo delle Tue opere rinnovi la fiducia della venuta in mezzo a noi. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da Te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo, con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, che ci invita a preparare il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della Tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i vescovi, i suoi collaboratori e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, San Giuseppe, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di solo se la
Pagina 87. Preghiamo. O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine, per Cristo nostro Signore. Poter dire a Gesù: confido in te in ogni situazione della nostra vita, ecco. Giovanni Paolo II ha commentato queste parole dicendo che quando ci si presenta davanti a Gesù misericordioso con questa invocazione, come Santa Faustina si è sentita rispondere: non aver paura di nulla,
io sono con te. Ecco, avere questa certezza che dalla mia parte, diciamo così, è Gesù, è il più grande amico, il quale non mi deluderà mai, mai. Posso rinnegarlo. Pensate a Giovanni Battista, il quale, proprio oggi domenica, il quale cade nell'incertezza, nel dubbio, ma sei tu veramente che devi venire? Sono anche i nostri dubbi, ma è questa strada vera che stiamo seguendo? È questa croce vera che stiamo seguendo? Ma lui è veramente quel Gesù annunciato, predicato, che noi attendiamo? È veramente il nostro Salvatore? Quanti dubbi, ecco, se sorgono nella nostra vita, quelle che, al quale è arrivato anche Giovanni. Ma Gesù non ha dubitato di Giovanni. Dinanzi al suo smarrimento gli dice: lui è il più grande, nato da donna. E così chiede, come a Giovanni Battista, così chiede a noi la grandezza di quella fede, di nuda fede, una fede che sa attendere come un agricoltore il seme che piano piano cresce e poi da questo seme viene albero, che sappiamo, ecco, proprio pazientemente andare incontro nei confronti di Gesù e aprire gli occhi, aprire i cuori per vedere, perché anche oggi i grandi prodigi e miracoli che la fiducia nella sua misericordia si realizza e si manifesta in questo nostro mondo, per le nostre strade, nei nostri ambienti. Da chi andremo se non da te, Signore, che hai sempre per noi parole di perdono e di vita eterna. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E l'ora che pia la squilla fede, le note ci invia dell'ave del cielo.